Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono PageAmber08 e oggi ragazzi vi farò vedere il mio capolavoro. Ragazzi, il mio capolavoro riguardante i contratti di Hitman 3. Ragazzi, questo è il mio contratto preferito, proprio mio, quindi è già il mio preferito. Vedete ragazzi, ho portato questo nuovo costume, il costume dell'Ark Society. Il costume dell'Ark Society si può sbloccare facendo 25 contratti, sia il Legacy Pack, quindi diciamo primo e secondo Hitman. Se non si ha il primo e secondo Hitman, ragazzi, mi dispiace, non potrete avere questo strabiliante costume, mi dispiace. Intanto ragazzi, io perché metto questo costume? Perché avevo davvero tantissima voglia di farlo entrare in azione, ma anche perché ero molto curioso di come sarebbe risultata come sarebbe risultato le ombre e tutto il resto qui sul Hitman 3, cioè un costume ben pensato per diciamo delle missioni un po' più senza luci o diciamo texture in questo modo, ragazzi, cioè vedete che figata. Invece ragazzi, vedete, viene benissimo su questo tipo di mappa. Beh ragazzi, non io me l'aspettavo, certo. Comunque io Hitman, ragazzi, non lo giudico. Però ragazzi, adesso iniziamo subito. Abbiamo designato questi due obiettivi e adesso ragazzi li uccideremo. Uno bisogna ucciderlo a mani nude. Uno bisogna spararli. Quello che aveva sentito lo sparo prima, ragazzi, non vi rintraccerà a meno che non avete sparato tre volte. Se sparate almeno due volte sarà in allarme, ma se sparate tre volte vi rintraccia proprio. Allora, cerchiamo un modo per trovare... Ecco qui. Andiamo su, ragazzi, andiamo su. Ah, ragazzi, speciale di Halloween, l'avete già visto. Sia Hitman, ma anche una cosa in più. Ora, il prossimo bersaglio è Ash, ragazzi. Diciamo, passiamo al pezzo grosso. E poi devo... Allora, il dottore è lui. Ah, però aspetta, così posso farne ancora 5. No, aspettate ragazzi, voglio capire una cosa. Voglio designare anche la guardia che accompagna Ash, perché mi ha rotto le scatole innumerevoli missioni. Tempo perso, sprecate, con opportunità che ragazzi ho sprecato per colpa di quella guardia. Quindi la voglio veramente uccidere. Quindi proviamo a designare. Non riesco a designare, ragazzi. Intanto io prendo la tanto nell'ufficio del nostro bersaglio. E ragazzi, annulliamo la designazione a lui e la mettiamo a chi? A lui. Lui ha scoperto tutto. E noi ragazzi uccideremo. Vedete ragazzi, è molto semplice questo contratto. A me piace più che altro perché può rendere la vita semplice ad alcune persone, ma anche perché diciamo, ecco, amo particolarmente questo tipo di contratti. E uccidiamo la guardia e il bersaglio. La guardia con la tanto, che non dobbiamo estrarla, e il bersaglio con il nostro cavo di fibra. Ragazzi, ora, se non possiamo scendere così, allora scendiamo. Bene, ora possiamo scendere e diciamo che la missione può dirsi conclusa. Però ragazzi, voglio ancora vedere come appare il costume visivamente per le strade della città di Chongqing. Quindi ragazzi, facciamo una cosa, vedete, già è spettacolare il Seobani, già è spettacolare. Io però lascerei prima il mio arsenale qui, ragazzi, in onore di questo contratto, veramente. E lascerei tutto qui. Questo qui. Questo qui. Questo qui. E questo qui. Ragazzi, in onore di questo contratto, mi invito a farlo anche voi. Intanto ragazzi, ho fatto in modo che le mie cose vengano viste. E guardate un po' ragazzi, che spettacolo. Che spettacolo. No, veramente ragazzi, è una figata totale. C'è anche... E questo su PS4.
Questo su PS4, ragazzi, su cross-gen, immaginate voi. No, ragazzi, è uno spettacolo, Ragazzi, è davvero bellissimo. Intanto io questo contratto lo chiamerò la creatività nera. Questo per il colore di questo costume. Ragazzi, io principalmente voglio soffermarmi sulla parola creatività. Una cosa che oramai, secondo me, in Hitman è quasi scomparsa. Però spero che non scompaia mai. Allora, ragazzi, questi sono i bersagli. Voi l'avrete capito, no? Allora, imposto il limite di tempo. No. Sì, dai, lo metto. Anche un, su uscita. Allora, l'abito deve essere sempre quello. Devono colpire i PNG e perché no? Dovete, non dovete essere ripresi dalle telecamere. Avete 6 minuti per farlo. Ragazzi, adesso devo cambiare la descrizione che vi leggerò adesso. Però aspettate un secondo. Questa con la tanto, con la mani nude. Allora, modifica descrizione. Iniziamo. Aspettate, ragazzi. Ok. Allora, è stato stipulato un contratto. Beh, sì. Sei un agente. Non lasciarti prendere troppo. Divertiti. Vieni a cercare su YouTube. E ricorda, sei un agente creativo. Perciò fa del tuo meglio. Buona fortuna. Ora ti lascio al divertimento. Questa è la mia frase che ho aggiunto, più la frase che metto in ogni contratto. Quindi, ragazzi, adesso cambio anche il titolo del contratto, che sapete già, si chiamerà la creatività nera. E adesso, ragazzi, giocatevi questo contratto e godetevelo. Un saluto da Pejan, parte 8, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao!